Ah, buona ragazzi, noi in questo nuovo video è appena finita la partita tra Napoli e Juventus con risultato di 2-1. Allora, questo non è un video a sfogo perché non ho nulla da recriminare, perché comunque il Napoli ha giocato una bella partita. Non sono incazzato in sé per sé per la prestazione del Napoli, anzi, devo ringraziare il Napoli perché questa partita mi ha fatto gasare, mi ha fatto esaltare e mi ha fatto divertire un mondo. Divertire, boh, ok che l'abbiamo vinto, però divertire il Napoli ci ha provato, ha dato il meglio. Nel secondo tempo il Napoli è stato, sembrava più forte della Juventus, ha fatto un secondo tempo da paura. Nel primo tempo il Napoli sembrava, non dico sembrava anch'io, però il Napoli nel primo tempo non mi è piaciuto, per diversi motivi. Ma nel secondo tempo la Juventus non ha fatto un tocco, non ha fatto un tiro, non ha fatto niente. Il Napoli ha praticamente arato, ha praticamente sverginato la difesa della Juve. Cioè, il Napoli è stato, non dico perfetto, perché se il Napoli non avesse fatto quelle stronzate, avremmo pareggiato, anzi, avremmo potuto anche vincere per come è stato il secondo tempo. Probabilmente metterò video triste, sono amareggiato, però allo stesso tempo sono contento. Non sono incazzato, sono contento. Mi pento di quello che ho detto, di quel che ho pensato alla fine del primo tempo. Ero veramente incazzato, soprattutto per il fallo di Meret. E dicevo che per me il rosso non c'era. Allora. Molti scriveranno, anzi, molti dicono: complotto, gobbi di merda. La Juventus è andata agli arbitri, rapido non ci siamo in campo. La Juventus è stata fondata dalla Fiat. La Fiat è stata fondata per far vincere la Juventus. È tutto un sistema. La Lega italiana fa schifo. Raga, ma che cazzo c'entra? No, io non sono juventino, sono napoletano. Cioè, ma bisogna essere oggettivi. La Juventus è più forte. E non è che Meret è stato espulso per fare un favore alla Juventus, non c'entra. Se Meret è stato espulso, ci deve essere un motivo, ci sta l'errore. Però ascoltate prima la ragione, il motivo per cui l'arbitro l'ha espulso. Nel primo tempo ho sbagliato pure a dire che Meret non meritava il rosso, perché oggettivamente Meret non ha toccato Ronaldo. Meret non ha toccato Ronaldo. Ed era chiara occasione da gol, altrimenti sarebbe stato un giallo. Ma Meret in uscita ha fatto schifo, perché è arrivato nel momento sbagliato e ha usato male il piede. Perché Meret è vero che non l'ha toccato, però Meret ha avuto l'intenzione di fermarlo. L'intenzione di Meret era proprio quello di fermarlo, di prenderlo per i piedi, di bloccarlo. Non l'ha preso, però comunque ha fatto perdere l'equilibrio, perché Ronaldo era costretto a saltare, altrimenti sarebbe fatto male. Cioè, chi non gioca a calcio, non gioca a calcio, però facendo allenamenti fisici, quando a calcio con amici, situazioni del genere, cioè, possono essere intuite, si può andare anche per via logica, deduttiva. È normale che sarebbe da saltare Ronaldo, perché altrimenti sarebbe fatto male. E ci sarebbe stato uno scontro. E non so chi di due avrebbe avuto la peggio, e non credo CR7. Quindi Meret ha fatto perdere l'equilibrio a Ronaldo. Il rosso ci stava perché era ultimo uomo e che era occasione da gol. Ma nessuno parla dell'errore di Malquit. Perché Malquit ha fatto un errore grossolano. Malquit, con tutto il bene del mondo, che sta facendo una grandissima stagione, stai sorprendendo tutti in questa squadra. Sei forte, sei un bel giocatore. Peraltro una partita orribile, sei stato il peggiore in campo. Ha fatto bene Ancelotti a toglierti, anche per segnare. Che io non condivido togliere un difensore per mettere un attaccante. Non è che se metti un attaccante più un attaccante in più posto in un giocatore un po' più difensivo vinci, segni. No, perché perdi un giocatore che potrebbe darti più garanzie dietro, oppure c'è un centrocampista che potrebbe costruirti l'azione in fase di gioco. Diciamo che questa sarebbe già bene negli ultimi 5 minuti, ma non tutto il secondo tempo. Però considero che mi ha dato Malquit. Fai bene a toglierlo perché fino ad ora ha creato danni. Ma qui è il peggiore. Però capisco tanto la scelta per Ancelotti decide di togliere Milik. Perché Milik, ok, che non era al top della forma. Però togli l'attaccante che te la butta dentro. Piuttosto l'avevi tolto direttamente Malquit. E avrei fatto già la difesa a 3. E avrei messo Ospina. Che se ne ha un velo pietoso per Ospina. Perché, ah, un velo pietoso è un po' esagerato. Però Ospina non mi è piaciuto. Meret non ha fatto niente. Prima del fallo Meret non ha fatto nulla. Ospina sul primo gol poteva fare molto di più, perché la punizione non era angolata, non era angolata all'incrocio, anzi era leggermente più centrale. Ospina poteva parare. Probabilmente Ospina si è lasciato sorprendere dalla barriera, ma io penso che in barriera tu devi mettere i giocatori giusti, non puoi mettere Zielinski, che okay? È 1,80 m che non è basso, ma tu devi mettere giocatori come Maximovic, Koulibaly, Fabian Ruiz, che hanno i centimetri. Quelli si mettono in barriera. Lui già di me curto, una squadra. Poi va a mettere Bruzzi da barriera. È normale che prendiamo il gol. Poi avrà la migliore elevazione del mondo. Ma se un giocatore sa tirare bene la punizione, lo scavalca.
Ospina non riuscirò manco a prenderla. L'ha lisciata con la palla. Sul secondo gol la colpa è di quella merda di Maximovic. Perché? Maximovic con Koulibaly sta giocando bene. Come dico sempre in ogni video, ho azzeccato la previsione che Maximovic avrebbe giocato bene quest'anno. E sta ovviamente dimostrando. Però individualmente fa schifo. È troppo limitato. È lento. Si distrae. È goffo. Che ne so, gli avrà lasciato la ragazza. Avrà perso la casa. Gli avranno svaligiato tutto. Non lo so. Però sta facendo. Contro le grandi squadre Maximovic ci stecca sempre. Questa è la dimostrazione che non è un giocatore titolare. È un buon quinto, quarto, se vogliamo dirlo così. Ma è un quinto, nulla di più. Cioè, si sente la mancanza di Albiol. Albiol quest'anno sta facendo stagioni altalenanti. Però la differenza tra i due è netta. Per il momento non abbiamo nessuno di degno che possa affiancare Koulibaly. Perché abbiamo un Luperto che non è da Serie A, secondo me. Va apprezzato. Maximovic è un buon quinto. Ma non puoi metterlo con la Juventus. Maximovic c'è poco con le grandi squadre che ha fatto schifo. Con Milan e Cagliari. Poi nelle altre partite si è comportato egregiamente. Tipo contro la Fiorentina, contro la Sampdoria, contro il Torino. Ha giocato bene. Ma contro le grandi squadre ha fatto cagare. Cagare. Ha fatto il VC. Poi con le grandi squadre ha fatto schifo. Ma con le piccole si è comportato bene. Il secondo gol è per colpa sua. Perché si è distratto. Invece di marcare Merechan, non mi ricordo che ha marcato Bonucci. Koulibaly forse ha marcato Ronaldo. Poi nel primo tempo il Napoli non ha giocato neanche male. Cioè, il Napoli non ha giocato male nel primo tempo. Ma sono stati episodi di merda che ci hanno fatto portare sul 2-1. Io mi ero incazzato a fine del primo tempo perché per me l'espulsione non c'era quando lo dissi a fine del primo tempo. Però, leggendo il regolamento, sentendo anche quello che ha detto Sky, che l'arbitro ha detto che ha espulso Meret perché ha fatto. È stata il motivo che ho fatto il fallo è stata l'intenzione, c'è stata l'intenzione di fermare Ronaldo. Non ha fatto il fallo, però ha fatto perdere l'equilibrio e lì il rosso c'è. Se non sapete le regole e se non sapete come funzionano le regole, allora cambiate sport. Anzi, cambiate stile di vita, andate a fare politica, andate a zappalatere invece di seguire il calcio. Perché preferisco che il calcio sia seguito da pochi, ma da persone intelligenti, piuttosto che da una massa di trogloditi, di scimmioni, di zompi che dicono sempre la stessa cosa, di cloni che dicono sempre la stessa cosa e mai una cosa giusta. Quindi, secondo me, l'espulsione di Meret ci sta. Invece, nel secondo tempo, il Napoli ha nettamente stracciato la Juve sul piano del gioco e sul piano fisico. Perché l'espulsione di Pjanic, quanto goduto! Io, questa cosa è forse da anti-juventino, probabilmente, anzi è da anti-juventino. Però cazzo, già a me Pjanic non mi sta per niente simpatico, perché è un giocatore che caratterialmente, umanamente non mi piace per niente. Già col fatto che è andato da una squadra, una rivale, poi anche per le dichiarazioni che fa. Quanto ho goduto per l'espulsione che c'era, perché la prendevo il braccio nettamente. Ho goduto proprio, ho goduto un sacco. Ho sborrato, non mi interessa di notizie di dito, ma ho sborrato. Ah, finalmente ho sborrato. Veramente ho goduto. No, per male questa reazione, ma sono contento. Ma con l'assenza di Bianchi, con l'espulsione e anche con l'ingresso di De Sciglio al posto di Cancelo, il Napoli ha distrutto la Juve. Non, ha fatto solo il gol con Calegon, con un bel gol, perché insieme ha fatto un bel lancio e Calegon ha bucato la difesa e ha sorpreso Szczęsny anticipandolo. Il Napoli ha giocato troppo bene. Da Zielinski, che nel primo tempo ha fatto l'unica due occasioni buone. E nel secondo tempo ha giocato alla grande. Allan ha fatto un tiro che ha messo paura alla difesa. Pressing. Nei passaggi ci vedono cuofre. Ma Allan ha giocato una cazzo di partita. Veramente, quest'ultimo periodo Allan sembra Allan del giorno di andata. Fabian Ruiz non mi è piaciuto tantissimo. Bene in fase di costruzione, di equilibrio. Ma in fase offensiva, in attacco. Sbagliava tutto, non passava, non saltava mai l'uomo, si faceva sempre prendere. Non mi è piaciuto tantissimo. Calegon bene, Mertens malissimo, sempre. Insigne, meno Insigne. Allora, Insigne fino all'85esimo ha giocato benissimo da 7, ma quell'errore non si può fare. Cioè, quell'errore è imperdonabile secondo me Insigne, quel rigore l'ha calciato male, sotto pressione, non ha guardato neanche la porta. Cioè, abbiamo sbagliato.
non avevo sfruttato una grande opportunità perché per me Alexandro ha preso col braccio, ha preso anche col petto, ma ha preso col braccio. Quindi il fallo ci sta tutto. È colpa del Napoli. Per me Napoli, per quello che ha fatto, poteva anche pareggiare. Meritava il pari, ma se la Juventus ha vinto è perché ha sfruttato i nostri errori. Innanzitutto quello di Marquit, che ha fatto un retropassaggio inutile, e hai rischiato e hai pagato. Poi l'errore di Insigne dal dischetto. Insigne veramente fa una partita buona, poi due o tre le sta facendo male, almeno in quest'ultimo periodo. Perché Insigne ce l'ha le qualità, però è un giocatore che secondo me è limitato, però è troppo testardo. È un giocatore che non va ceduto, perché comunque è un giocatore che ama stare a Napoli. Non è un giocatore che spacca lo spogliatoio. Quel giocatore che sa fare la differenza. Però certe volte Insigne non lo sopporto. Poi dell'entrata a Ospina non mi è piaciuto. Mertens nemmeno. Un ass non ha fatto nulla. Peggiore del Napoli, secondo me, Maximovic da 5. Marquit 3. Marquit 3. Anche 2. Mertens 4. Ospina 4 e mezzo, Meretto 4, poi il resto Koulibaly 6 e mezzo. Koulibaly gioca sempre bene. Non capisco perché gli hanno dato il giallo. Per me non ha fatto fallo Koulibaly, se non sbaglio, su, mi pare, su Bentancur, anzi su Merchan, se non sbaglio. Non ha fatto fallo, secondo me. Anzi, non sbaglio su Dybala, non mi ricordo su Dybala. Boh, mi ricordo. Isai 5 e mezzo, 6. Isai non mi è dispiaciuto, però di prima fa schifo. Ogni giocata di prima se la sbaglia tutte. Calegon 6 e mezzo, Insigne 5, Zielinski 7, 6 e mezzo, Milik senza voto che è uscito presto, Fabian Ruiz 5 e mezzo, Alan 6 e mezzo, poi basta. Della Juventus bene la difesa, Bonucci, a parte l'errore che ha concesso a Zielinski, lui e Chiellini hanno formato un muro invalicabile, 6 e mezzo ad entrambi. Alexandro gioca con sufficienza. Cancela mi è piaciuto molto nel primo, ma disastroso nel secondo. De Sciglio pure non mi è piaciuto, perché molte occasioni nel Napoli sono arrivate dalla sinistra, dove stava De Sciglio. Difatti sia Zielinski che Insigne hanno creato molti pericoli in quella posizione. Poi Pjanic benissimo. A parte l'espulsione, Pjanic ha giocato bene. Per me è stato il migliore della Juve, proprio Pjanic. Così come Merechan, che ha già una cazzo di partita. Fisica, di testa le prendeva tutte. Saltava l'uomo, non sbagliava un passaggio. È un bel mediano, veramente un bel mediano Merchan. Peccato per l'infortunio, ma è un bel giocatore. Salta l'uomo, ha visione di gioco, ha tiro. Un giocatore molto dinamico, che sa fare un po' di tutto. È un bel giocatore, veloce, esplosivo, mi piace tantissimo. Ma di nulla di eccezionale. Dybala non ha fatto nulla, Mandzukic ci ha aiutato la squadra, non ha fatto niente. Ronaldo ha aiutato solo la Juventus a fare il primo gol, ma Ronaldo non ha fatto niente. Quello che doveva essere il protagonista invece è stato praticamente il più assente. Ronaldo contro il Napoli non ha mai combinato nulla, a parte l'andata che ha fatto due assist, ma contro il Napoli non ha mai fatto pericoli. Isai contro Ronaldo sembra Cafu, Isai contro un Alessandro sembra Darmian. Lo fa capire, Isai solo con Ronaldo è meglio di Cafu, che fa capire. E niente. Sconfitta che ci porta a meno 16. Ormai il campionato è fatto, ma io. La Juventus ormai ha già vinto lo scudetto. Ormai lo scudetto non mi interessa più. Ormai puntiamo all'Europa League e teniamoci il secondo posto. Ormai le partite difficili ne avremo poche, ovviamente solo con la Roma, all'Olimpico, con l'Atalanta e l'Inter a San Paolo. Poi sono tutte partite abbastanza agevoli. E niente, questo video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Ah, ma perché parlo così? Ah, balbetto sempre. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, condividete. Fate domande ai vostri amici, genitori, parenti e affini. Lasciate la vostra opinione sulla partita, se il rigore c'era, se l'espulsione c'era o meno. E niente. E ciao a you. Forza Napoli!